terra ricca di opportunità per le giovani e per i giovani abruzzesi. È per questo che riusciamo ad aumentare sempre più l'adesione al nostro programma e guardare con assoluta fiducia l'appuntamento del 10 marzo. Competenza, esperienza, grande professionalità, capacità di rappresentare tanti settori della società civile, ma soprattutto capacità di lavorare per il bene comune e di sapere di cosa ha bisogno l'Abruzzo e come fare per fornirglielo. Io credo che la priorità dell'Abruzzo sia il lavoro, offrire posti di lavoro, occasioni di lavoro, è assolutamente necessario. Su questo la Regione può giocare un ruolo straordinario di coordinamento, di elaborazione di una politica di sviluppo, di una politica industriale, di una politica agricola, di una politica che riguardi i servizi come il turismo e tante altre attività produttive, il commercio, perché è necessario, assolutamente necessario, che gli abruzzesi possano tornare ad avere fiducia nel futuro, avendo una sicurezza nel lavoro e una sicurezza del lavoro. Dopodiché tutti gli altri servizi che la Regione è chiamata ad erogare più o meno direttamente li renderemo sicuramente più efficienti e soprattutto più rispondenti al fabbisogno e alle necessità degli abruzzesi e degli abruzzesi. C'è un'ampia fetta di indecisi in Abruzzo. Lei cosa vorrebbe dire a queste persone che non sanno ancora a chi dare il proprio voto? Io li invito anzitutto a votare, perché se gli abruzzesi non riprendono in mano il proprio futuro andando a votare, decidendo del proprio futuro, quel futuro verrà deciso sui tavoli politici del centrodestra romano. E in quei tavoli politici l'Abruzzo non solo non è un invitato, ma è la pietanza che viene servita. Per questo l'appello: tornate a votare, il 10 marzo deve trionfare anzitutto la democrazia, e poi siamo convinti che con uno scambio, con una presentazione adeguata dei progetti, dei programmi, delle idee di tutti e due gli schieramenti, non voglio ignorare lo schieramento avversario, gli abruzzesi sapranno scegliere molto bene e sono convinto che sceglieranno meglio.